Sono Maria Attanasio e saluto gli amici del Premio Chiara, gli organizzatori, Bambi in particolare, il presidente e tutti gli altri, e anche tutti gli amici che sono stati la sera del 18 ottobre al premio, e anche a quelli che non conosco e che spero leggeranno il mio libro, questo, che è vincitore del Premio Chiara di quest'anno. Ecco, devo dire che sono veramente felice di essere stata vincitrice in questo premio, perché è un premio che mi onora moltissimo, e mi onora sia per il nome che porta, per quello di Piero Chiara, uno scrittore che ho amato soprattutto da giovane, ma ancora adesso lo amo, sia che ho amato sia per la leggerezza della scrittura, per la comunicabilità, l'arrivarti al cuore e alla mente di questa scrittura, ma nel contempo la profondità di questa scrittura, un po' come i vostri laghi, no? Noi non abbiamo questi laghi, abbiamo il mare, ma voi avete i laghi meravigliosi. Ecco, come i vostri laghi, in cui c'è questo tremare d'ombre, di luci, di riflessi, bellissimo, questa superficie scintillante, ma dentro cui poi c'è lo spessore dell'acqua, lo spessore della vita, lo spessore metaforico, appunto, della scrittura. Quindi devo dire che sono stata veramente felice di questo premio. E che 150 persone, che sono i voti che ho avuto, tanti, e vi ringrazio, hanno letto questo libro. Un numero però che è esponenziale, perché ognuno poi cerca di farlo leggere agli altri il libro, agli amici, ai parenti, di regalarlo, e quindi sono veramente, come dire, felice e grata al Premio Chiara. Vi saluto e vi ringrazio dalla Sicilia. Un ciao affettuoso in questo tempo che ci unisca, no? Così come unisce la scrittura. Le donne delle mie storie che affondano nella memoria di Caltagirone hanno traslocato, sono diventate le donne di Varese, legate alla memoria delle donne di Varese, di tutte le donne che hanno sofferto, di queste nostre madri sconosciute. Ecco, dicevo questo, ma voglio dire, ecco, questo ciao affettuoso deve arrivare a voi dalla Sicilia come l'augurio e esorcismo, no? Di tutti quanti insieme contro questo orrendo flagello che ci ha colpito. Vattene, Covid. Ciao, amici di Varese.